Sono qui ad accogliervi alla Camera dei Deputati. Questo pomeriggio abbiamo un'iniziativa particolarmente bella e quindi ancora più bello oggi poter presentare questo libro, anzi questi libri, perché in realtà sono due, e avere qui con me alla mia sinistra l'autore Stefano Centonze. Ecco qui Stefano Centonze. I due libri che presenterà oggi qui alla Camera dei Deputati sono I desideri che cadono nel mare, Fiabe per crescere, storie per imparare e conoscersi. E poi un altro libro che è La scuola di intelligenza, emozioni, apprendimento, benessere e creatività nei processi educativi. Innanzitutto credo che questa iniziativa mi permetta di fare un'introduzione, di spendere due parole come deputato di Fratelli d'Italia, come capogruppo della Commissione Affari Sociali, però in particolare come capogruppo della Commissione Infanzia e Adolescenza, la bicamerale che vede insieme sia senatori che deputati. Tra l'altro proprio oggi c'è stata la prima riunione, il primo incontro di avvio dei lavori. È una commissione particolarmente importante e strategica perché si occupa di infanzia e di adolescenza. E allora oggi parliamo di infanzia, di adolescenza, di età emotiva, dell'importanza delle emozioni, dell'importanza di accompagnare i nostri piccoli in un processo di crescita che non dia soltanto attenzione ad una istruzione, ad un'educazione emozionistica, ma che invece si apra a poter accompagnare a una maggiore consapevolezza di sé, delle proprie emozioni, della capacità di stare con gli altri e anche di stare con se stessi. E allora su questo l'Italia tanto ancora deve fare, purtroppo siamo un po' fanalino di coda in Europa, sia per quanto riguarda gli investimenti economici nell'istruzione, purtroppo stiamo al terz'ultimo posto, cioè noi spendiamo in istruzione un PIL che è pari al 4%, siamo sotto la media europea che è del 5%, ma in maniera del tutto tragica siamo alla metà degli investimenti rispetto a nazioni come la Germania, che investe l'8%, o la Danimarca, che investe il 7%. Allora, questo è un aspetto particolarmente critico che ha attraversato tante legislature e che un po' forse ci dà il segnale del fallimento di alcune politiche nella nostra nazione. E siamo anche fanalino di coda per quanto riguarda lo spazio che viene dato ai percorsi di educazione emotiva o di educazione sociale, cioè a quelli che vanno verso l'attenzione agli aspetti che dicevo poc'anzi. E allora, complimenti a Stefano Centonze perché ha voluto accendere un riflettore, ha voluto dare un contributo per dare maggiore attenzione a questi temi e l'ha fatto nel modo più antico ma anche più bello del mondo, quello di poter scrivere, di mettere nero su bianco i suoi pensieri, le sue parole e così contribuire alla costruzione di una cultura italiana migliore e quindi di un'Italia migliore. Passo la parola a te Stefano per parlarci dei tuoi libri, di quello che ti ha portato un po' a fermarti, a riflettere e poi a mettere su carta i tuoi pensieri. Grazie, grazie mille onorevole Bellucci. È un'opportunità enorme oggi quella di essere qua a parlare di quello che io considero in definitiva noto, nel senso che non scopriamo qualcosa di nuovo. Ecco, l'indagine, la ricerca che io ho condotto, che oggi è raccontata attraverso questi due volumi, è frutto di esperienza personale. Principalmente di un modo differente di vedere delle cose che sono sotto gli occhi di tutti. All'insegnante che a me ha chiesto nell'arco degli ultimi 15 anni: ho questa situazione in classe, che cosa devo fare? Se cominciassimo a rispondere, il che cosa devi fare? Non lo sa nessuno meglio di te, ma vogliamo parlare del come? Allora, vogliamo vedere se riusciamo con un sorriso, con delle emozioni positive, ad interessare questi ragazzi, a motivarli nuovamente ad apprendere, perché se apprenderanno potranno mettere in pratica funzionalmente il risultato di quell'apprendimento. Perché l'apprendimento serve a quello. Io acquisisco una conoscenza che non può essere finalizzata all'interrogazione in classe, perché quello è un apprendimento mnemonico. Acquisisco una conoscenza perché quell'apprendimento domani mi servirà perché dovrò trovare e conquistare per me autonomia e ricercare delle soluzioni per la mia stessa vita. Ed
Diversamente, quando questo non accade e non c'è l'implicazione del comparto emotivo e delle emozioni, si finisce per perdersi tutta quella parte dell'apprendimento che permette a ciascuno di trovare appunto i propri talenti, la propria autonomia e in fondo la propria strada.